Lord Arthur, il soggia tutto italiano del grandissimo wrestler di tutti i tempi, Hulk Hogan. Be a part of history as Hulk Hogan makes his TNA wrestling debut. Quanto ti senti, dottor Arthur e Mr. Hogan? Abbastanza, spesso e volentieri vado dall'altra parte. Purtroppo questo muro si riesce ad infrangere spesso e volentieri. Mi piace tutto ciò che è cultura americana. La mano chi fra i driver a trazione integrale non ha sognato almeno una volta di avventurarsi nelle sconfinate distese di un deserto. La sabbia infatti è uno degli scenari naturali prediletti da questa tipologia di mezzi, e oggi, anche se dobbiamo accontentarci della sabbia di una spiaggia di mare, vi daremo dei consigli che non sono assolutamente da prendere alla leggera. Premesso che anche sulla sabbia, come in molte altre situazioni, è preferibile adottare una guida tranquilla, priva di brusca accelerazione, frenate improvvise e violente sterzate, il parametro fondamentale è rappresentato dalla velocità di galleggiamento. Particolare attenzione richiede anche la partenza da fermo per via della tendenza delle ruote a scavare, quindi le marce preferibili sono in questi casi la seconda o la terza ridotta. Una volta in marcia occorre mantenere una velocità costante, il più possibile adeguata alla potenza del motore e alla massa complessiva del veicolo. In caso di insabbiamento, non insistere sull'acceleratore come ossessi. L'unica conseguenza sarebbe un ulteriore progressivo sprofondamento. In questi casi, infatti, si rivelano utili pala, piastre da sabbia, binda e ruota di scorta. L'ultimo consiglio riguarda le tracce lasciate dagli altri fuoristrada. Sono assolutamente da evitare perché sbilanciano il veicolo e provocano pericolose sbandate. Ad ogni modo, la migliore scuola per una guida sulla sabbia è la pratica. Dopo decine di insabbiamenti imparerete per forza. Non mancherà una pista soft sulla sabbia, dove potranno addentrarsi con il proprio mezzo 4x4 tutti coloro che non hanno alcuna dimestichezza con questo tipo di terreno. Le difficoltà saranno minime, ma il divertimento assicurato. Ciao, come ti chiami? Christian. Christian, da dove vieni? Vengo da Padova, provincia di Padova. È la prima volta che vai sulla sabbia o sei un esperto? No, questa è già la seconda, perché anche l'anno scorso sono venuto, quest'anno va un po' meglio. E ma quindi... ci sono altre esperienze sulla sabbia sulla o solo sabbia, grazie no, a Daytona Beach? No, sul fango più che altro, sulla sabbia è la seconda volta. Non è e che differenze ci sono tra sabbia e fango? Beh, qua è molto più difficile andare perché comunque la macchina sprofonda molto, molto. Qualche stratagemma? Bisogna stare attenti a dosare il gas, basta sgonfiare un po' le gomme e via, insomma, qualcosa viene sempre fuori. Via giù il motore, turbo sempre acceso e via.
Questo mezzo da quando ce l'hai? Questo mezzo ce l'ho da poco, 5-6 mesi. Ah, quindi fresco fresco? Fresco fresco, prima prova sulla sabbia. E come sta andando? Mi sembra bene. In confronto all'anno scorso, ottimo. Che mezzo avevi l'anno scorso? L'anno scorso un Chevrolet Tahoe del 97, ma niente che vedere con questo mezzo. Questo ormai mi sa che lo terrò a vita. Come sta andando? Paloma, bel ristorante, lo so, si mangia bene il pesce perché l'ho mangiato ieri sera, era squisito. Che cosa? Ci hai visto, meno male. E oggi cosa avete preparato qui? Oggi abbiamo preparato calamari fritti e patatine fritte. In questo momento aspettiamo le riserve perché già abbiamo finito. Avete finito tutto, quindi è andata alla grande. Per qua il boss cosa ci racconta? Il boss dice che è un po' stanco, avrebbe bisogno di riposare un periodo, però mi do da fare per aiutare Armando per stare bene con lui. Claudio. Sì. Ciao Claudio, io so che sei a capo di un club importante, certo. Lo vogliamo presentare? Certo, il nostro club è monomarca, è solo Jeepers, i famosi Jeep Generation. Siamo un gruppo affiatato. Se non mi sbaglio organizzate anche un trofeo. Certo. Ma questa gara è valevole per il vostro trofeo? Anche, e diciamo è una delle gare che è organizzata in concomitanza anche con altri simpatizzanti, anche se amanti di altri modelli, non importa, fuori strada, è sempre un gusto farlo. E poi in un posto così meraviglioso, con una giornata splendida come oggi, non ci poteva mancare altro che la bella compagnia, musica, certo. Una bella presenza. Grazie. Le telecamere che manifestano tutto e qualche danno, adesso mi metto su un bondone. Ma c'hanno un kit di modifica a questi mezzi? Certo, ognuno si prepara la sua macchina, quello è il bello. E mi spieghi un pochino come prepari tu la tua? Beh, ognuno se l'ha data un po' con i colori che gli piacciono, ci aggiunge l'adesivo che gli piace, poi aggiunge la gomma grande, sai, è come una donna quando si prepara, la tua macchina è uguale, è un po' un capriccio. Ci metti il rossetto, ci metti quelle cose che fanno piacere a te e che poi possono piacere anche agli altri. E se è possibile anche farli partecipare, portare i ragazzi, i bambini a fare un giro, si appassionano e poi anche per i figli più grandi che imparano a guidare. Con il fuoristrada non c'è pericolo perché nella sabbia non ti fai male, impari a guidare. Poi quando vanno nelle strade si sentono più tranquilli e sicuri perché queste macchine sono sicure. Sono quindi anche i genitori stessi sono più tranquilli. Sicuramente anche da parte di quel lato della sicurezza che è importante secondo me perché rinforzi, i tubi, le gomme, gli assetti aiutano a rendere la guida più sicura.